Dopo mille supposizioni, ma soprattutto dopo mille interrogativi, finalmente oggi risponderò alla domanda: ma perché usi pantaloni neri quando fai Aikido? Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Nel video di oggi rispondo a una domanda che mi fate spessissimo, ed è: ma perché utilizzi pantaloni neri quando pratichi Aikido? Sono state fatte mille ipotesi, mille teorie. La più comune è quella che, siccome sono entrato nella FA, quindi la scuola di Daniel, e siccome molti dei suoi praticanti utilizzano i pantaloni neri, si è ipotizzato che questo fosse una sorta di marchio distintivo, una sorta di colori, come i gilet per i bikers, per intenderci. Da indossare per poter far parte di quel gruppo. Insomma, dalle teorie più fantasiose alle ipotesi più disparate. Perché faccio questo video oggi? Perché in questo periodo dove la maggior parte dei dojo sono chiusi e la maggior parte dei docenti praticano all'esterno e giustamente pubblicano video online, li vedo praticare chi con i pantaloni corti, chi con i jeans, chi con la tuta. Sono estremamente rare le persone che all'aperto, senza poter utilizzare lo spogliatoio, senza potersi cambiare poi per tornare a casa, fanno lezione direttamente con il ghee, cioè escono da casa col ghee, con la loro bella giacchettina bianca, la cinturina bianca o nera, che dir si voglia, il loro bel pantalone bianco e vanno, si dirigono al dojo, magari prendendo anche dei mezzi pubblici. Quindi faccio questo video in questo momento proprio perché in questo momento è più probabile che riusciate a capire perché non metto i pantaloni bianchi ma preferisco utilizzare i pantaloni neri. Partiamo dalla storia. Ho cominciato a utilizzare i pantaloni neri già prima di conoscere Daniel Toten Sensei e li utilizzavo perché li trovavo comodi e adesso vi spiego. Fondamentalmente, da quando faccio Aikido a livello professionistico, quando mi sveglio la mattina sulla sedia, anziché avere la camicia, i jeans o che ne so, la maglietta, la polo per poter andare in ufficio come hanno le persone normali, sulla mia sedia c'è il ghee e così esco di casa. Sostanzialmente il fatto di utilizzare i pantaloni neri mi avvantaggia perché andando in giro non sembro un imbianchino, un panettiere o un gelataio. E questa è la parte estetica. Poi c'è la parte sicuramente pratica, che è quella di non doversi cambiare durante il giorno, facendo anche fino a 9 lezioni al giorno. Immaginate cosa vuol dire all'inizio di ogni lezione cambiarsi e alla fine ricambiarsi, poi cambiarsi per la lezione dopo, poi ricambiarsi. Tanto vale tenere la divisa durante tutta la giornata e a quel punto, sempre per lo stesso motivo di prima, nel momento in cui mi devo spostare, avere i pantaloni neri, assomiglia molto più a un abbigliamento comune rispetto al pantalone bianco. La contropartita però potrebbe essere quella che andando in giro con i pantaloni bianchi o con la kama, ancora meglio, se andate al bar a prendere il caffè con la kama, se andate al panettiere a comprare il pane con la kama, se andate a prendervi il pranzo con la kama e con il ghee, sicuramente vi riconoscono e questo potrebbe essere un bel modo per non passare inosservati. Quindi spero di aver finalmente svelato l'arcano. Utilizzo i pantaloni neri non perché fa figo, non perché sia la moda della mia scuola, ma semplicemente per un motivo pratico. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di lasciarmi un like, iscriviti al canale e seleziona la campanella per ricevere tutte le notifiche di quando pubblico i miei video. Se vuoi vedere contenuti speciali ed eventualmente anche qualche video in anteprima, iscriviti al canale Telegram, trovi tutti i link qui sotto in descrizione. E se vuoi entrare in contatto con me, vuoi iscrivermi, puoi farlo attraverso Facebook oppure tramite Telegram o WhatsApp e trovi il numero qui sotto. Ciao, al prossimo video!